Martedì 30 maggio, ben ritrovati su Vercelli Web TV. È stata inaugurata stamani la 13ª edizione della Fattoria in Città. Sempre sotto la regia di Ascom Vercelli, l'evento proseguirà fino a domenica sera. Una 6 giorni di animali, divertimento, cibo e musica. Sentiamo il presidente di Ascom, Antonio Visceglia. 13esimo anno di Fattoria in Città, come avete visto, grandissimo successo, l'area si è allargata e è con grande piacere che dedichiamo questa 13esima edizione al dottor Felix Lombardi, che è quello che ha portato avanti per tanti anni questa manifestazione e l'ha fatta crescere. Ora noi dobbiamo anche sicuramente andare avanti e migliorarci. La fattoria che è nata per i bambini deve continuare per i bambini, perché devono sicuramente capire un po' le origini di tutto, hanno perso proprio l'idea di quello che può essere la natura. La fattoria è nata per i bambini e portando gli animali, ma è diventato un contenitore, direi, molto importante e visibile. Ha superato sicuramente quello che può essere la provincia, la regione, e ci saranno anche degli espositori e delle idee di un po' da tutte le regioni italiane. Dunque sicuramente un grande successo, il tempo ci aiuta e non possiamo che fare 6 giorni stupendi. E alla sera sempre tanta musica nella cornice di Parco Kennedy. Stasera dalle 21.30 il tributo a Simon & Garfunkel dei Graceland. Domani sera, sempre alle 21.30, si esibirà la Rino Gaetano Band. Sentiamo il direttore Ascom, Andrea Barasolo, che ci comunica i numeri della fattoria. I numeri di questa 13esima edizione sono sempre più importanti. Abbiamo 21 sponsor che ci seguono, istituzioni che tradizionalmente ci stanno al fianco in questo evento, hanno confermato il loro sostegno. Abbiamo 28 laboratori per i bambini, 31 stand enogastronomici, concerti ogni sera, 6 serate, 6 giornate, veramente si preannunciano 6 giorni densi di iniziative, densi di spettacolo, densi di tradizione, di cultura. Gli animali la faranno come sempre da padrone. Quest'anno abbiamo una novità, una grossa novità, che è data dalle tartarughe che arrivano dal Cilento. È un'associazione del Cilento che ci ha contattato, per cui novità ogni anno come sempre, grande afflusso di persone che ci aspettiamo e il meteo che sembra essere dalla nostra. Tra gli appuntamenti di domani segnaliamo, come ogni giorno, i laboratori didattici della fattoria aperti dalle 9 del mattino per i giovani studenti vercellesi. Già detto del concerto delle 21.30, vi ricordiamo la cena benefica Tempo di Leggerezza alle 21 presso il Salone Lugentesco. Facciamo un passo indietro all'inaugurazione di stamane con le parole del sindaco Maura Forte. Abbiamo appena inaugurato la Fattoria in Città, quest'ultima edizione è molto importante ed è bello vedere la luce negli occhi dei bimbi che già stanno girando affascinati da tanti animali presenti. È una bella iniziativa molto articolata, dove oltre ad un grande spazio per i bimbi c'è uno spazio per ogni fascia d'età. C'è un programma molto articolato e la collaborazione di molti esponenti del territorio, comune compreso, che fin dall'inizio ha partecipato nell'organizzazione di questo importante evento, un evento che è rivolto ai bimbi, ma rivolto, come dicevo prima, anche a tutte le altre fasce d'età, ai vercellesi, ma non solo, perché sicuramente è un'iniziativa che ci porta ad essere un punto di attrazione anche per coloro che abitano fuori Vercelli, e mi riferisco alle tante iniziative in atto che da qui in poi partiranno. Volevo ricordare anche i grandi concerti. Da stasera Parco Kennedy sarà meta di concerti importanti, e quindi un invito a partecipare. Quest'anno ci accompagna anche il bel tempo, che sicuramente favorirà ancora di più la riuscita di questa iniziativa. Esaurita la pagina della fattoria, ci fermiamo un momento per la pubblicità e torniamo dopo con le altre notizie. Pomeriggio vercellese ieri per l'assessore alla sanità della regione Piemonte Antonio Saitta, che ha incontrato prima un gruppo di sindaci valsesiani, poi il sindaco di Vercelli Maura Forte ed il presidente dell'ordine dei medici Piergiorgio Fossale.
con tutti loro, ho esaminato sia gli aspetti legati all'assistenza territoriale che si va potenziando, sia il futuro dell'ospedale di Borgo Sesia, senza trascurare di analizzare il tema delle cure palliative Vercelli. L'assessore Saitta, nel ribadire che la conferenza dei sindaci, l'organo nel quale tutte le esigenze del territorio vercellese si devono affrontare nel loro complesso, ha voluto fortemente ribadire l'attenzione e l'impegno della Regione Piemonte attraverso le scelte dell'ASL Vercelli per il potenziamento sia della rete di assistenza territoriale sia della rete ospedaliera. Restiamo in tema di sanità. Domani è la giornata mondiale senza tabacco e l'ASL di Vercelli ha scelto di dedicare ai cittadini e al personale uno spazio di informazione e conoscenza privilegiato. Dalle 9 alle 13 nell'atrio del Sant'Andrea ci sarà uno stand dedicato ai percorsi di cura del tabagismo. Medici, psicologi, educatori, professionali forniranno spiegazioni su come scegliere la strada migliore per smettere di fumare. Sarà inoltre possibile eseguire gratuitamente un test per la valutazione del grado di dipendenza dalla nicotina ed effettuare anche la misurazione del monossido di carbonio nell'aria respirata. Torniamo a parlare di bocce quadre nel servizio dal Monferrato di Massimo Iaretti. Le bocce quadre prendono piede anche nel Monferrato casalese. Dopo la buona riuscita della manifestazione Una di sfida alla baraonda, riservata ai diversamente abili dell'associazione Silvana Bai, che si è svolta domenica 28 maggio al circolo Ancol di Salabue, una frazione di Ponzano Monferrato, il sindaco Paolo Lavagno annuncia che ci sarà un'altra di sfida, questa volta diciamo per giocatori senior, nel mese di settembre. Quindi si potrebbe creare un secondo polo delle bocce quadre piemontese, oltre a Priocca d'Alba, dove ogni anno a maggio si disputa il campionato europeo. Domani serata di ballo e TV alla Sala Le Acace di Corso Rigolo a Vercelli. Nell'ambito di mercoledì, mangiando e ballando, si esibiranno le donne dell'orchestra di Liscio. La serata inizierà con la cena alle 20. Presenta Alex Cabrio, la registrazione dello spettacolo andrà poi in onda nei giorni seguenti sulle frequenze di Video Novara. Per questa edizione del nostro telegiornale è tutto e dalla Fattoria in Città ci vediamo come sempre domani sera alle 19:00.